Si è svolto nella sede di Confindustria a Macerata un interessante incontro sulle novità 2018 in materia di lavoro e previdenza, un incontro che Confindustria promuove da ben 25 anni. Oggi è molto importante questo argomento perché noi dobbiamo essere capaci di fare impresa, di guardare il futuro, di generare valore aggiunto alle aziende, creare opportunità commerciali e allo stesso tempo creare sbocchi di lavoro per i giovani. Per fare questo noi dobbiamo conoscere bene la materia perché diventa una parte importantissima per la gestione economica dell'azienda, quindi creare opportunità professionali nella miglior maniera che è legata a quella della legalità e delle attività ben fatte, che quindi devono tenere un ambiente tranquillo e coeso nel mondo del lavoro all'interno delle imprese, che non possa creare nessun tipo di problema e possa farci guardare avanti verso il futuro. Confindustria ha avuto un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione del governo uscente per la legge di stabilità 2018, chiedendo uno sgravio totale delle contribuzioni per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con contratti a tempo indeterminato. Noi siamo comunque molto soddisfatti perché, anche se non abbiamo ottenuto lo sgravio totale, è comunque uno sgravio molto importante che sicuramente aiuterà le imprese ad assumere i giovani. Altra misura molto importante contenuta nella legge di stabilità 2018 è l'assegno di ricollocazione, nel senso che Confindustria ha ben presente che un altro fronte molto importante che deve essere risolto nel termini non di dare politiche passive ai lavoratori che stanno per essere espulsi dal mondo del lavoro, ma politiche attive, è quello di consentire anche in fase di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, quindi nel corso di un percorso di ristrutturazione e crisi aziendale, di poter offrire al lavoratore questo assegno di collocazione che il lavoratore deve spendere non a favore suo, ma al fine di poter darlo ai istituti accreditati come le agenzie per l'impiego, i centri per l'impiego, i fondi interprofessionali, affinché questi istituti accreditati lo ricollocano in occupazioni adeguate. All'incontro presente anche il direttore dell'INAIL territoriale, che ci ha illustrato il nuovo bando per i finanziamenti alle imprese in materia di sicurezza. Questo è anche un messaggio forte in tema di prevenzione, per far capire agli imprenditori che la sicurezza non è un costo ma è un investimento, ed è un investimento sostenuto appunto dall'INAIL. Il bando prevede finanziamento in conto capitale in varia misura e con varie procedure su 6 assi di finanziamento, che vanno dall'acquisto dei macchinari ai modelli di sicurezza e di gestione, alla bonifica dell'amianto, ad alcuni settori specifici che nelle Marche sono il legno e le materie ceramiche. Quindi abbraccia un po' tutto il panorama produttivo e noi ci auguriamo che le ditte ancora di più percepiscano l'importanza di questa forma di finanziamento, che in un momento anche come questo può aiutare sicuramente l'azienda a fare i miglioramenti che deve fare in tema di sicurezza, ma che possono anche avere riflessi sulla produttività. Passano da 10 a 21 toccate le crociere di Lusso a Pesaro con l'arrivo di 2 navi in più rispetto al 2017, mentre per il collegamento con la Croazia ci sarà una nuova nave con più posti disponibili a partire dal 31 maggio. Ecco la nuova stagione per Pesaro con le attività gestite dalla Goro Tour di Paolo Gorini. L'anno scorso sono transitati nel porto pesarese 8.643 passeggeri, di cui 8.169 hanno scelto il catamarano veloce Eurofast diretto verso le isole della Croazia. 474 le persone che hanno scelto la nave Artemis, che inaugurerà la stagione 2018 con la toccata del prossimo 5 aprile. Questo investimento, questa volontà di riprendere le tratte, in realtà anche di rafforzarne numero e frequenza dell'anno scorso, ha dato evidentemente ottimi risultati, quindi per noi è una grande opportunità turistica, promozionale, commerciale, ovviamente anche relazionale e sociale con l'altra parte dell'Adriatico. Il fatto che appunto la linea veloce del catamarano, quindi uno dei collegamenti, se non il collegamento più veloce con la Croazia, passi per Pesaro, e anche non di meno il lavoro della nave da crociera, queste crociere molto esclusive, molto belle, molto particolari, sarà un'opportunità turistica anche di creare poi per gli ospiti la migliore accoglienza. Pesaro assume un ruolo importante nel collegamento con l'altra sponda, ma perché? Perché comunque l'attenzione è quella di non fare sovrapposizioni. Da Pesaro chi vuole andare all'isola di Paghe e a altre
e ad altre parti può partire soltanto da Pesaro, da Ancona e dagli altri porti ci saranno altre destinazioni. Il sistema funziona solo se non si sovrappone una meta con l'altra.